Ciao a tutte, ciao a tutti, eccoci qua in un altro video, in un altro unboxing. So già più o meno, so già che cos'è. Andiamo ad aprirlo. Come dice mia moglie, sì, sono quelle che... Un altro accessorio tamarro. Allora, vi faccio vedere veloce cos'è e poi vi spiego. Allora, per chi conosce Tesla sa che sotto la porta, ogni porta, c'è una luce. Allora, come dicevo, la chiamano luce pozzanghera, è per far vedere le pozzanghere quando si esce dalla macchina, che si apre la portiera. E queste qua sono quattro per le quattro porte. Allora, chi conosce Tesla sa che queste cose qua normalmente è una luce diffusa tonda per far vedere appunto le pozzanghere, ma la novità è che chi le cambia con la T, col logo di Tesla. Ma bene, queste qui invece sono particolari perché sono personalizzate, ma lo scoprirete tutto dopo la sigla. Eccoci qua, le luci in questione sono i sottoporta. Adesso io ne ho sganciata una, ma è semplicissimo. Ho usato un attrezzo di plastica per non rovinare il tutto. Sono su a incastro, non è difficile. Adesso vi faccio vedere. Ho appunto già provato a tirarne giù una. Io ho usato questo attrezzo in plastica, in modo da non rovinare niente. Si va su, non so se si vede, si va su qua e si fa leva. Dopo vi faccio vedere. Questa è la luce, ha lo stesso spinotto di quella che abbiamo preso. Ecco, questa è quella originale che abbiamo sganciato. Nello spinotto qui c'è una linguetta, si schiaccia e poi si sfila. Cosa importante, adesso tirando via questa luce, il finestrino torna su come se fosse in chiusura, per cui non andate a chiudere adesso la portiera perché altrimenti si rovina il finestrino, perché ripeto, tirando via la luce lui registra che la porta è chiusa. Una volta che voi rimettete l'altra, il finestrino tornerà giù, ma dopo andremo a vederlo. Allora, questa è quella che abbiamo tolto. E questa è quella che andremo a mettere. Qui l'attacco è identico a questo, solo che questo è attaccato, incorporato qui, mentre questo è separato, ma è lo stesso attacco. Una volta inserito, il finestrino torna giù. Adesso la luce è accesa e emette anche un suono. L'unica cosa è che adesso, siccome questa è personalizzata, adesso di giorno non si vede, ma c'è una scritta. Dovete verificare se la scritta è giusta, nel senso o è così. Adesso vado a controllare, o è così o è così. Questo prima di andarlo a incastrare. Ripeto, o così o così. Ora lo andremo a verificare. Ho già visto che devo, come vedete sulla mano, devo infilarlo su. Così come adesso, poi di notte ve lo farò vedere. Stessa cosa la portiera dietro. Questo è il buco di alloggiamento. Viene giù, sono solo su incastro. Prendete un coso di plastica e tirate, non abbiate paura. Alla fine questo è il risultato finale. Portiera posteriore. Per quello che si può vedere, poi lo vedremo di sera. Vediamo se avete capito cosa c'è scritto. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound.
questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornato. Ciao!